Nuove disposizioni sono pronte a scattare per quanto riguarda il mercato degli agricoltori ad Alcamo che si svolge ogni venerdì in piazza Bagolino dalle ore 8 alle ore 14. Vediamo qui alcune immagini della sua inaugurazione avvenuta nel dicembre 2010 e altre foto di archivio. La giunta comunale del sindaco Domenico Surdi intende infatti spostare la collocazione dei gazebi e ridurne i posti disponibili, ma in un'ottica di valorizzazione del mercato stesso e della passeggiata panoramica, poiché l'attuale ubicazione dei posti, come spiega il comune, impegna sia il lato est che il lato ovest, producendo talvolta effetti negativi sul traffico veicolare e gli operatori attualmente presenti utilizzano i propri mezzi come banco temporaneo su cui collocare i propri prodotti. L'amministrazione comunale quindi ritiene opportuno dover procedere ad alcune modifiche inerenti alla collocazione degli operatori e alla riduzione del numero degli stalli da 30 a 11, al fine di favorirne una più comoda e più ordinata disposizione. Riduzione che a quanto sembra al momento non dovrebbe penalizzare i venditori attuali. I mezzi dei vari operatori, come prosegue il comune, dovranno essere collocati solo sul lato est dell'area individuata e la vendita dei prodotti deve avvenire sul marciapiede, non interessando la sede stradale. L'obiettivo dichiarato, prevedendo anche una contestuale predisposizione di nuova segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, è quello di ottenere un minore impatto sul traffico veicolare. E non meno importante, una migliore fruibilità del mercato da parte dei cittadini, considerando anche le caratteristiche paesaggistiche della zona interessata. Nel frattempo ad Alcamo non è mai decollata l'iniziativa di realizzare il biomercato in via Salvo d'Acquisto, seppur il comune abbia già emanato avvisi pubblici rivolti alle aziende che eventualmente intendessero aderirvi ed esercitare in quell'area le attività di esposizione e di vendita dei propri prodotti.